Qualche mese fa lei ha detto che la lotta al narcotraffico è una delle priorità del governo. Lei che per anni si è occupato di questa battaglia, com'è cambiato il mondo della droga? È cambiato e sta cambiando moltissimo negli ultimi anni. Si sta abbassando sempre di più l'età dei consumi, anche quelli importanti. Condiziona un po' tante delle situazioni che noi affrontiamo quotidianamente, che sono legate poi allo spaccio della droga, al riciclo del denaro. È importante cercare dei meccanismi che non sono solo di contrasto di polizia, ma anche culturali, tesi, insomma, un po' a frenare questi fenomeni. Il governo ha appena varato il decreto Caivano. Che cosa si aspetta da questi nuovi provvedimenti? Questi fenomeni sicuramente riguardano alcune zone un po' più marginali delle nostre città, soprattutto le aree metropolitane, ma ahimè non mancano segnali anche in altri contesti ambientali. Quindi comunque il decreto, al di là della denominazione legata, insomma, agli eventi più recenti, vuole dare una copertura ad una fenomenologia che riguarda in generale un po' la popolazione giovanile. Io per la parte che abbiamo curato come Ministero dell'Interno è dedicata essenzialmente alle misure di prevenzione, cioè a quelle formule che attribuiscono, diciamo, formule giuridiche che attribuiscono anche all'autorità di PS la possibilità di intercettare preventivamente la propensione al delitto, diciamo, dei giovani, dei ragazzi, in una fase in cui è ancora possibile poi consegnarli a dei meccanismi di recupero. Ogni tanto si torna a parlare di servizio civile obbligatorio. Può essere un mezzo utile per avvicinare i giovani alla società? La società, nel suo avanzare, deve pensare a soluzioni che possano ricostituire questi punti di riferimento. Quello che si è detto, ad esempio, di quello che succederà a Caivano non è solo un intervento di polizia, diciamo, un intervento normativo per rafforzare gli interventi di polizia, ma c'è il proposito di mutuare lì, di proporre lì anche quello che abbiamo fatto in altri contesti, le cosiddette palestre della legalità, cioè l'istituzione di polizia vista non solo per quello che richiama la sicurezza e la legalità, ma anche quella che può creare un'attrazione per i giovani per avere un punto di riferimento che in altri contesti è venuto meno.